Parla è Claudio Salve, Simeoni. salve a tutti. Accidenti a sto fischio. Vediamo un attimo di eliminarlo. Che numero hai? Il microfono deve essere il 2. È il 2? Sì, almeno. Prova a parlarci. Il 2, sì. Ci ascoltate? Questo è Sì, sempre... sì, sì. Perfetto. Bene, questa trasmissione è Magia Stregoneria Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, sono qua con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e prima di tutto gli indirizzi. Sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Due o tre cosette prima di iniziare la trasmissione. Primo, modello 740, firmate per lo Stato. Firmate per lo Stato, non firmate per la Chiesa Cattolica, né per nessuna Chiesa Cattolica e nessuna Chiesa Cristiana in generale, mi raccomando. Neanche per gli ebrei. Sono Neanche per gli ebrei, per nessuno, proprio firmate proprio per lo Stato, anche se lo Stato non vi piace, non ha importanza. Fa meno danno firmare per lo Stato, che non piace, magari un giorno lo si voterà, andrà su un altro partito, ci saranno direttive diverse, ma si può cambiare, una religione non si cambia, resta quello che è, insomma. Ecco. Secondo elemento, ricordiamoci il rito ad agosto sull'Ad'Asiago, ormai ne abbiamo già parlato, ne parleremo ancora. E terzo elemento, un messaggio personale per Alberto. Alberto, ho ricevuto una lettera da te, aperta e chiusa con degli scotch. Dovresti farmi sapere se l'hai chiusa tu con gli scotch oppure no. Perché se non l'hai chiusa tu con gli scotch, vuol dire che qualcuno apre le lettere. E allora, tutti i radioascoltatori, non inviate soldi, non inviate nulla che abbia una certa importanza per lettera. Perché se effettivamente le aprono, a sto punto non so cosa fare, insomma. Terza cosa, vi lascio i microfoni a Francesco che ci parlerà un pochetto di internet. Ecco, beh, io volevo se ti fare la trasmissione come solito e poi intervenire alla fine, allora cominciamo a dare un po' di buone notizie. Allora, l'istituto ha aperto un sito, per il momento c'è pochissimo materiale, c'è soltanto uno degli ultimi bollettini su internet. Allora, comunque c'è un sito che adesso verrà caricato di materiale, man mano che appunto verrà, il materiale verrà tradotto nel linguaggio di programmazione di internet. Comunque, do l'indirizzo del sito. Allora, il sito è http://utenti.tripod.it/studipoliteisti/index.html. Mi raccomando, l'HTML perché alcuni browser sopportano soltanto tre lettere di suffisso, ricordate completo. Comunque, al momento trovate il bollettino, è impaginato ancora in maniera sommaria, comunque lo potete scaricare e stampare, perciò non avete anche bisogno di spendere soldi per richiederlo. Esiste anche adesso una casella di posta elettronica dell'istituto, e l'indirizzo è studipoliteisti@licosmile.com. Bene, allora questi sono dei strumenti in cui noi pubblicheremo vario materiale, anche materiale di Claudio, dato che noi abbiamo parecchio spazio a disposizione, perciò tutta roba la metteremo dentro. La casella postale è già attiva da una settimana. La cosa più interessante è che abbiamo aperto, sempre su internet, una lista di discussione, o una mailing list. Cos'è questa lista di discussione? È una cosa molto bella. Praticamente, una volta che uno si è registrato e la registrazione consiste soltanto nel comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, ognuno può inviare alla lista di discussione un suo messaggio. E questo messaggio verrà recapitato in tutto il mondo a tutti quanti quelli che hanno sottoscritto la lista di discussione. Perciò qualsiasi persona ha un intervento da fare, si registra adesso darò come registrarsi, poi la registrazione la renderemo automatica dal nostro sito, se uno entrerà sul nostro sito ci sarà un programmino in cui uno dà il suo indirizzo di posta elettronica e verrà registrato sulla lista di discussione. Allora, uno si registra e ha soltanto l'obbligo di comunicare il suo indirizzo di posta elettronica e comincia a inviare dei messaggi alla lista, dei comunicati, delle proprie impressioni proprie, di quello che vuole discutere, e questi messaggi verranno rispediti in automatico a tutti quanti, a quelli che hanno sottoscritto l'adesione alla lista di discussione. Perciò è un bel strumento di comunicazione. E Tipo un circuito di dibattito praticamente esatto. attraverso Ecco, noi non internet. faremo nessuna censura, noi a un solo lato siamo responsabili dell'attivazione e saremo della gestione, però è libero, perciò tutti i messaggi delle persone che avranno sottoscritto l'adesione alla lista, che soltanto non è libera, economica, non si richiede nessuna sottoscrizione, nessun contratto, cioè soltanto comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica. Chi parteciperà a questa lista potrà inviare i messaggi alla lista e potrà riceverli. Normalmente, siccome il servizio è negli Stati Uniti, perciò se
siamo tranquilli anche dal punto di vista delle guardie svizzere, e logicamente si useranno orari degli Stati Uniti, nel senso che lo riceverete nel pomeriggio, perché loro si svegliano con 8 ore di ritardo, perciò che entrano in funzione e cominciano di solito a quell'orario. Allora, per registrarsi a questa lista di discussione, allora, l'indirizzo è http://www.listbot.com e la mailing list si chiama Paganesimo, perciò è semplicissimo. Una volta che voi siete entrati in questo sito, dite che volete aderire alla lista di discussione Paganesimo, date il vostro indirizzo di posta elettronica e potete cominciare immediatamente a inviare messaggi e a ricevere i messaggi. Voi potete inviarli quando volete durante il giorno, cioè non c'è limite di orario. La ricezione avviene una volta soltanto durante la giornata, perciò ci sono 10, 20, 30 persone che scrivono, voi ricevete tutti quanti i messaggi di quelli che scrivono, potete inviare tutti i messaggi che volete. Ecco, questa è una lista che è già attiva da una settimana. Perciò basta registrarsi, non c'è bisogno di nessuna chiave di attivazione, non c'è bisogno di nessun permesso, non c'è bisogno di comunicare a niente, basta registrarsi e questa parte in automatico. E comunque appunto ricordate che poi per mandare i messaggi è paganesimo@listbot.com, una volta che siete sottoscritti alla lista di discussione. Comunque poi metteremo all'interno del nostro sito, metteremo un semplice programma in cui vi registri in automatico senza dover andare su questo sito a registrarsi. Comunque dopo prendo tutti i dati, mi riscrivo perfettamente e ogni trasmissione lo dirò, per cui finché non entrerà in sì, nell'orecchio, anche perché non tutte le persone usano internet, per cui è chiaro che il numero sarà per il momento limitato, però quello che ci interessa è aprirlo a livello nazionale, a livello mondiale. La lista di discussione è a livello mondiale, di conseguenza, a parte il discorso mondiale, però può diventare utile, ad esempio, per gli ascoltatori che vogliono intavolare delle discussioni più complicate, più complesse, e interagire con gli altri, diventa uno strumento fondamentale. Certo. Anche perché il costo è praticamente nullo, cioè nel senso che uno può spedire il messaggio, fanno 30 secondi di telefonata, perciò a costo praticamente zero, e poi raggiunge centinaia di persone e può ricevere anche le opinioni degli altri e poi interscambiare continuamente queste cose. Cioè, certo. è uno strumento su cui noi non eserciteremo nessuna censura, nessun controllo, nessuna limitazione. È uno strumento che serve per discutere, per dibattere, per comunicare, per dire tutte le cose, ma dopo questi strumenti vanno a interagire anche con altri strumenti, cioè c'è un'interazione di tutta la rete internet, diciamo così, dove anche questo strumento sono uno strumento in più. Tieno conto che chi va a comprare scarpe non va in questo sito, questo è ovvio, insomma, perché ha delle specificità. Per cui vedete, insomma, se qualcuno usa internet, eccetera, sa che è questo. Adesso un po' alla volta daremo gli indirizzi. Poi una volta caricheremo tutto il materiale, caricheremo ad esempio, stiamo lavorando per caricare le tracce delle trasmissioni, cioè nel senso c'è parecchia cosa. Logicamente non è il nostro lavoro lavorare con internet e poi logicamente richiede anche delle conoscenze tecniche che dovremo acquisire nel tempo, perciò di conseguenza se i primi siti saranno impaginati un po' alla buona, l'importante è che ci sia qualcosa da leggere su cui discutere, cioè ci sono dei siti che sono decisamente più belli, sono meglio impaginati, sono più professionali, però tenete conto cioè, anche della possibilità che ci sono, cioè, l'importante è che ci sia uno spazio su cui si possa dibattere, discutere e ci siano dei mezzi per poter anche intervenire, di materiale su cui intervenire, certo. Cioè tipo ad esempio le tracce della trasmissione, uno non avrà più il problema di aver soltanto il parlato, ma potrà avere anche lo scritto, se lo può anche stampare, conservare ed elaborare per conto suo. Sì, perché poi è facile anche buttarlo dentro, tutto sommato, una volta fatto il dischetto lo butti dentro, insomma, per cui un po' alla volta ci organizzeremo anche per questo. Esatto, comunque il sito è attivato, il sito è già da una settimana che è in funzione, la posta elettronica è già una settimana che è in funzione, la lista di discussione è già in funzione, perciò non esistono problemi di nessun tipo. Cioè, questi sono tre nuovi strumenti che vanno ad aggiungersi agli altri. Sì, gli altri, sì. Ai volantini, ai bollettini, ai volantini, alle conferenze. Alle conferenze, a tutte le cose. Tenete conto che anche per noi, ad esempio, l'annuncio di una conferenza ha un costo, ad esempio, di informazione tramite, ad esempio, soltanto gli inviti postali. Pensate, con la lista di discussione l'istituto manda una posta elettronica alla lista di discussione e tutti sanno che ci sarà una conferenza, cioè almeno quelli interessati all'argomento non ci saranno sabotaggi come ad esempio con le poste, con i ritardi e così via, di conseguenza la cosa sarà più immediata, cioè tante iniziative possono anche avere una rispondenza migliore con un costo veramente più basso. E poi insomma, i testi delle conferenze possono essere mandati anche a chi non può partecipare alla conferenza, per cui ma verranno messi sul sito e uno si prende il sito e poi si iscrive alla lista di discussione e darà la sua opinione
opinione e anche gli altri potranno vederlo, esatto, proprio la sua opinione. Il dibattito va all'infinito, cioè una volta che comincia non si ferma più. Sì, cioè, beh, è sempre aperto. Anche perché la quantità di materiali che abbiamo per costruire il futuro, cioè non tanto per ricavare il paganesimo del passato, ma per costruire il futuro, ormai ne abbiamo accumulati parecchi, no Francesco? Sì, esatto. Penso che siamo tutto sommato quelli che hanno fatto più lavoro di futuribilità, cioè di costruzione del futuro che ci sia in ma giro, infatti noi abbiamo così previsto che probabilmente esempio, i bollettini che sono esauriti, quelli che sono diciamo su dischetto, su hard disk da qualche parte, e sarebbe assurdo spendere soldi per andarli a ristampare, li si mette gratuitamente sul sito, a uno interessa il bollettino, interessa il tale articolo, non ha più il problema di pagarci le spese di fotocopie, si collega con internet, si prende la rivista e spende solo la telefonata, per cui effettivamente deve sostenere un costo, insomma, perciò anche per noi diventa una possibilità in più, perché ad esempio dover ristampare ad esempio certi bollettini può avere un costo economico, li trovate gratuitamente e di conseguenza uno se li scarica, se li legge e dopo su quello può intervenire, cioè nel senso che non diventa più passivo come lettore, cioè lui dice io ho letto il bollettino, ho letto il tal volantino di Claudio, la penso così, lo può comunicare anche alla lista, cioè nel senso che si innescono dei meccanismi che sono veramente interessanti e molto belli, insomma. Beh, questo è il nuovo strumento, insomma, cercheremo di usarlo al meglio, o meglio, Francesco cercherà di usarlo al meglio e chi è in grado. Io non sono in grado di usarlo, anche se sapete che su internet ci sono i miei siti fatti da altre persone, però... avrai uno spazio in più. Sì, va bene. Francesco, cominciamo la missione di oggi? Sì, d'accordo. Allora, primo annuncio per la missione di oggi. Io questa sera non leggerò ciò che porta ad entrare nella Legione Romana. Ma farò un confronto per quello che posso. Stai tirando gli occhi. Qual è? Farò un confronto fra la filosofia di Claudio e quella insomma che vi sto dicendo e Proclo. Perché allora Proclo, chi è Proclo? Proclo è quel personaggio che è andato via da Alessandria d'Egitto, è andato ad Atene e sulla strada arrivando ad Atene ha trovato il custode dell'Accademia. E il custode dell'Accademia gli ha detto se non arrivavi tu chiudevo e in effetti è vero, dopo la morte di Proclo l'Accademia è stata chiusa. Proclo è un sistematore dell'ultimo paganesimo, cioè è la sconfitta praticamente del paganesimo, però sistema il paganesimo, cioè sistema l'ultimo scontro praticamente con i cristiani, dopodiché non esistono più scontri. Bene, esistono tutta una serie di condizioni dottrinali che sono sia interessanti ripercorrerle, sia alcune che vanno invece contrastate, cioè alcune che vanno combattute. Per esempio il concetto del Dio come sommo bene, no? Cioè dell'essenza. È un concetto che va combattuto ma fino a un certo punto, cioè nel senso che una volta tolto il termine Dio, cosa resta? Resta il sommo bene. Che cos'è il sommo bene? È la vita dell'individuo senza ostacoli. La vita dell'individuo senza ostacoli a cui l'individuo tende è chiaramente un sommo bene, cioè cos'è che non riusciva a vedere? Sempre il solito essenze, l'assoluto all'inizio delle cose, e là è una cosa da contrastare in maniera seria, cioè vedere un attimo. Però ci sono altre cose, ci sono i testi ieratici, per esempio sacerdotali, che sono estremamente interessanti. Ci sono le virtù di Proclo, che sono quasi un parallelo al crogiolo dello stregone. Sono tutta una serie di cose che va. Allora, questa sera, siccome io questa roba qua me la sono letta quasi tutta, non ho ancora finito di leggere, in 4 giorni, ed è un regalo di mia moglie, fra le altre cose. No? Mia moglie mi ha regalato questo, mi ha fatto un'infiltrata, sono 4 giorni che lo sto studiando. E comunque posso fare una buona trasmissione, penso di essere in grado di sostenere una buona trasmissione. Allora stasera farò questo corrispettivo fra l'ultimo paganesimo e quello che stiamo facendo noi. Voglio leggervi un pezzo, dopo magari farò qualche frammento in meno degli oracoli. Tanto per riuscire a capire in che condizioni eravamo del tempo, no? Se Dodds non ha ragione nel negare a Plotino quella statura creativa originale che gli compete, pur riconoscendo gli enormi influssi esercitati da Plotino, ha invece ragione quando afferma che per una serie di motivi teoretici e pratici la filosofia di Plotino nel giro di 2 sole generazioni, attenzione, 2 sole generazioni si sarebbe pressoché esaurita se non ci fosse stato il cospicuo contributo di Giamblico. In effetti questo filosofo fu, scusate,
Giamblico, questo filosofo fu assai inferiore a Plotino dal punto di vista dell'ingegno speculativo e della capacità teoretica creativa, ma ciò nonostante seppe imprimere al neoplatonismo proprio quella direzione che gli permise di sopravvivere ancora a lungo. La comprensione adeguata di questa nuova direzione impressa da Giamblico al neoplatonismo è fondamento per capire Proclo. Giamblico è in effetti il primo scolastico, cioè il primo pensatore che ha strutturato la ricerca filosofica sulla base di principi e istanze religiose e ha cercato di fondare e giustificare filosoficamente queste, cioè non tanto l'istanza religiosa imposta, ma l'istanza religiosa discussa a livello filosofico. E fu Giamblico un pagano, eh? Egli inoltre, per perseguire la salvezza dell'uomo e la sua unificazione con l'assoluto, ricordate che anche loro avevano il concetto di assoluto, infatti il neoplatonismo è una specie di ponte fra il paganesimo e il cristianesimo, cioè si può leggerlo da varie sfaccettature. La sua unificazione con l'assoluto ha puntato non sulla contemplazione proposta da Plotino, bensì sull'arte magico-teurgica, operando quel grande lancio degli oracoli caldaici come testo sacro di base. Orbene, poiché Proclo risulterebbe del tutto incomprensibile dal punto di vista storico, se non si capisce il senso di questa svolta che il neoplatonismo ebbe con Giamblico, dobbiamo qui riassumere i tratti essenziali di questo pensatore. La nuova direzione che Giamblico aveva impresso al neoplatonismo era stata ben individuata già dagli antichi. Olimpio d'Oro, ad esempio, contrappone espressamente la posizione di Plotino e di Porfirio a quella di Giamblico e Proclo, scrivendo testualmente: alcuni pongono al primo posto la filosofia come Porfirio e Plotino, e molti altri filosofi invece pongono al primo posto l'arte ieratica, cioè l'arte sacerdotale, eh? Come Giamblico e Proclo. Gli antichi avevano inoltre molto apprezzato questa direzione e avevano qualificato Giamblico come il divino, lodandolo ed esaltandolo senza riserve. In effetti, se lo si considera dal punto di vista della situazione storica nella quale si mosse, Giamblico risulta effettivamente un pensatore che ha una sua importanza, in quanto seppe farsi interprete dei bisogni dei pagani colti del suo tempo, peccato che gli altri erano più importanti, e seppe additare alcune soluzioni che furono giudicate assai feconde e che Proclo ha cercato di portare fino in fondo. Le novità che il nostro filosofo ha cercato di introdurre, almeno quelle che ci sono utili in questa sede ai fini dell'adeguata comprensione di Proclo, sono le due seguenti. Primo, non bastava più limitarsi a criticare i cristiani al fine di cercare di salvare il paganesimo. Occorreva rilanciare questo positivamente e proprio in quella particolare configurazione sincretica greco-orientale che aveva assunto fornendogli una precisa base teoretica. Era necessario, insomma, rifondare a livello concettuale e filosofico il politeismo dell'ultima grecità. E quello è quello che stiamo facendo, no? Ci stiamo provando almeno, Esatto, è un dai. tentativo. E appunto nella ontologia platonica, opportunamente ripensata, soprattutto in funzione degli stimoli degli oracoli caldaici, il nostro filosofo trovò la fondazione teoretica del politeismo. È da rilevare che in questa riforma Giamblico riuscì agevolmente, dato che la moltiplicazione delle ipostasi metafisiche e la moltiplicazione degli dei hanno la medesima radice, cioè il mondo che ci circonda è sentito in modo uguale o simile da tutti gli uomini, in quanto nascono in ultima analisi da un analogo orientamento dello spirito. L'ultimo paganesimo, secondo punto, l'ultimo paganesimo non poteva però accontentarsi di questa rifondazione metafisica del politeismo, pervaso com'era da ansie soteriologiche e assetato com'era di riti e di pratiche magiche teurgiche che fossero capaci di placare e di propiziare gli dei. Il puro logos, considerato in quanto tale, era ormai giudicato insufficiente a garantire il raggiungimento del fine ultimo senza l'ausilio di forze metarazionali che Giamblico credette di poter trovare appunto nelle pratiche magico-teurgiche, e in effetti lui le ha trovate, non le ha saputo trasmettere, questo è il guaio. Secondo Giamblico, la teurgia è un'attività al di sopra dell'intelletto e della ragione dell'uomo e quindi al di sopra delle facoltà razionali. Infatti, a suo giudizio, nella teurgia non è l'attività dell'uomo che sale agli dèi e li raggiunge, giacché in tal caso verrebbe compromessa l'impassibilità, ciao Nico, degli dèi medesimi. Si tratta invece della stessa potenza divina che scende agli uomini, o meglio, che libera gli uomini dai vincoli di questo mondo e li riporta agli dèi.
Questo è il discorso importante. Chi ci ha seguito fino a questo punto potrà facilmente comprendere che il costo di questa operazione tentata da Giamblico era veramente molto alto. Essa significava infatti l'esplicita missione che ormai la filosofia classica intesa era incapace di condurre l'uomo a raggiungere il proprio fine supremo. E questo è il senso dello scontro che c'era. Cioè, ormai il paganesimo stava morendo, la filosofia stava diventando sterile al punto tale che i cristiani se ne approprieranno, si approprieranno di Platone, si approprieranno un sacco di gente e lo useranno il loro fine. Cioè, c'è stato un momento di passaggio che è stato il momento in cui il paganesimo stava sconfitto. Forse i cristiani hanno seppellito la filosofia. Sì, questo è vero. Esatto. Cioè, se non appropriati per uccidere, creare un cadavere, e hanno utilizzato questo cadavere, ma quando un cadavere va sepolto, e loro hanno intanfato il mondo con la loro filosofia, i cristiani. Sì, ma infatti loro, cioè, non era filosofia, quella dei cristiani è retorica. Sì, la retorica per giustificare è un fantasma, quello che... è un voto simulacro. Esatto. Per cui quello che voglio dirvi io è che in questo periodo, proprio quello che vi dirò stasera di Proclo e come lo commenterò, sempre che ci riesca, perché l'ho fatto tutto un po' all'improvviso, succede quello che succede, è che noi stiamo riprendendo in pratica la stessa battaglia che è stata fatta allora. Cioè, quella battaglia fatta allora, noi cosa facciamo? Abbiamo trovato delle vecchie armi, no? Abbiamo trovato delle vecchie spade. Cosa abbiamo fatto? Queste spade le abbiamo limate, le limiamo, le sistemiamo, cioè cerchiamo di questi ferri vecchi di farli diventare degli attrezzi utilizzabili. Naturalmente non avremo più la grande spada degli oracoli caldaici, o circa 200 frammenti di quello che è stato probabilmente... Io userei un'immagine più bella. I cristiani hanno utilizzato le statue degli dèi, soprattutto ad esempio per fondarne e farne quelle delle campane. Noi stiamo prendendo quelle campane bruttissime, le stiamo ritramutando in modello degli dèi, statue degli dèi. È un problema difficile perché non hanno più il modello di riferimento, però sappiamo che la sostanza esiste ancora. Sì, la sostanza dei dèi esiste. A proposito, mi hanno fatto anche gli auguri, buon compleanno. Dopo ti racconterò comunque com'è andata. Ma il problema è questo, è che serve effettivamente ricostruire tutta la struttura di pensiero. Perché quello che i cristiani hanno fatto è stato proprio distruggere la struttura di pensiero, ma non distruggere semplicemente brucio il libro, ma quello che loro non riuscivano a bruciare lo hanno trasformato in ciò che loro possono usare. Ora, se io vado a prendere ciò che loro hanno trasformato, non faccio altro che inquinare il mio pensiero. Cioè, praticamente prendo dei semi cattivi e li metto dentro il mio pensiero, che magari va a distruggerlo, non adesso perché tengo il controllo per quello che posso, ma fra due generazioni. Sì, ma basta pensare che uno dei santi, dei cosiddetti santi, cioè meglio criminali dell'epoca, diceva facciamo prigioniero in nome di Cristo ogni pensiero, cioè facciamo prigioniero, non rendiamo liberi, ma facciamo prigioniero, cioè rendiamo in schiavitù qualsiasi pensiero nel nome di Cristo. C'era il concetto del furto sacro, il furto delle pietre, il furto delle statue, il furto della filosofia. Anche dello sterminio sacro, della strage sacra. Strage sacra, eccetera. Ricordo che non rispondo a telefonate. Per il momento. Per il momento, dopo chiamerò le telefonate. Va bene, facciamo alcuni frammenti. Sì. Pronti per i frammenti? Siamo pronti per i frammenti. Questa operazione che sto facendo è una operazione a faccia di Procolo, perché Procolo, quando è arrivato ad Atene, aveva un maestro, cioè quello che teneva l'accademia, no? Che era Siriano. Siriano aveva due libri molto importanti, aveva gli Inni Orfici e gli Oracoli Caldaici. Procolo diceva, facciamo un commento degli oracoli caldaici. Siriano era vecchissimo, non sapeva che avrebbe dovuto morire. Mentre invece l'altro, il collega di Procolo, ha detto, no, guarda, facciamo invece il commento degli Inni Orfici, che secondo me sono più importanti. Già Siriano aveva pubblicato qualcosa sui libri orfici, e hanno lavorato sui libri orfici, e Siriano è morto senza fare il commento degli oracoli caldaici. Cosa ha fatto il buon Procolo? Lui ha preso tutto armi e bagagli che aveva, e ne aveva una montagna, e ha fatto dei commentari degli oracoli caldaici. Ma l'ha fatto con la sua cultura, nel senso che lui non era capace di alterare la percezione e andare oltre a vedere. Per cui lui ha dovuto prendere le parole e interpretarle, più o meno come facciamo noi. Cioè, perché noi alle parole cerchiamo di dargli un significato diverso? Perché è importante. Cioè, se io dico
non so, Procolo dice Dio come sommo bene, va bene, sappiamo cosa significa, cioè lui dice che c'è un assoluto e ciò che tende all'assoluto per l'uomo è bene, per cui non è il Dio che è sommo bene, ma è la tendenza dell'uomo, la tendenza degli oggetti. Sì, allora, ma che quando parlava di Dio non parlava certo del Dio dei cristiani. No, ma se io elimino il termine Dio, cioè se io elimino questo, sì, ho la tensione dell'uomo, cioè sì, ho il sommo bene. Quando il pazzo di Nazareth dice solo Dio è buono, lui intende il macellaio di Sodoma e Gomorra. Cioè il diritto del macellare per lui è buono. Sì, ma anche perché Prologo veniva da una cultura in cui si dice che ogni uomo era un Dio. Esatto. Di conseguenza cioè, bisogna vedere anche qual è il riferimento della parola. Perciò esatto, per lui dire Dio è il sommo bene significa l'uomo è il sommo bene per lui. Per i cristiani è un'altra cosa il termine no, di Dio. No, ma c'è comunque il concetto di essere di padre che comunque lo scardiniamo. Sì. Non c'è problema, anche perché la visione alterata ti lascia le cose, sì, noi siamo padroni delle cose in realtà, è una questione di autodisciplina, questo è sostanza. Va bene, facciamo un po' di frammenti, sì, va. Tre frammenti solo oggi, va bene, solo tre frammenti, dai. Il frammento numero 24, il frammento dell'oracolo di Caldai, ci dice in principio, fine e mezzo, secondo l'ordine di necessità. In questo frammento si ordinano gli elementi della triade, necessità, ricordiamo, necessità, intento e volontà. Necessità è la base dalla quale la triade è generata. Il fine è il movimento di necessità, il suo intento. Il nesso è l'elemento soggettivo per raggiungere l'intento scelto dalla triade specifica. La triade generata ha sostanza, l'energia vitale, base di tutte le cose, ma necessità e intento sono fuse in un solo elemento in quanto manca la coscienza soggettiva. Quando nell'essere interviene la coscienza soggettiva, necessità di espansione e il fine dell'espansione vengono determinati dalla qualità del soggetto, ma soprattutto dalla sua volontà. La volontà è il mezzo per giungere all'intento di cui necessità, in cui necessità spinge. Necessità spinge l'energia vitale a costruire la coscienza universale. Necessità spinge l'inconsapevole a diventare consapevole. Necessità spinge l'inconsapevole a trovare la volontà della consapevolezza per raggiungere l'intento. Per questo il principio fine mezzo secondo l'ordine di necessità. Questo è il significato di questo frammento. Dopo vi leggerò magari qualcosa di Procolo, vedrà che è più inverigolato di me. Il frammento numero 25. Queste cose il padre intuì, ed ecco che un mortale gli fu animato. Che bella questa, eh? Cosa intuisce necessità e intento? La coscienza intuisce, l'inconsapevole procede. Cosa percepisce il veggente? Il movimento uguale al suo. Il veggente, consapevole di se stesso, intuisce l'intento. Dunque, il veggente ritiene che l'inconsapevole, di cui egli non percepisce la consapevolezza, possa percepire e intuire le strategie attraverso le quali fondare la propria esistenza. Questa è una lettura soggettiva del veggente, il quale attribuisce consapevolezza alla sostanza e alle tensioni che sono alla base del proprio esistere. Cosa dunque intuì il padre? Necessità e intento intuirono i processi di trasformazione di cui essi erano portatori e attraverso i quali costruire la coscienza universale. Ma non era necessità e intento che intuiva questo, ma il mortale che a loro contribuiva come intenzione i processi di trasformazione di cui era portatore. Cosa fu animato? Un mortale. Una concentrazione cosciente che doveva distruggere se stessa per continuare a sviluppare la propria coscienza. Fu animato da intento e necessità quanto sviluppava la propria volontà, ma una volta sviluppato se stesso nella struttura in cui esisteva, doveva cambiare per continuare a svilupparsi. Lo sviluppo della coscienza è un processo di sviluppo lineare, eppure la coscienza che si sviluppa deve continuamente rinascere, rinnovando il proprio esistere, soltanto che quando rinasce non è più ciò che era e non sarà ciò che avrebbe desiderato essere. Quella coscienza è mortale perché ad ogni ciclo si dissolve e ricomincia attraverso la forza che ha costruito, se l'ha costruita, nel nuovo ciclo. Ricordate il feto, per esempio, il feto muore e nasce il bambino. Il mortale appartiene all'essere della natura, ma lo stesso essere natura è mortale in quanto subisce trasformazioni continue attraverso le quali forgiare la propria coscienza di sé e la propria consapevolezza. Per cui cos'è mortale? Mortale è il cambiamento che avviene in ogni essere ogni volta che ogni essere si trasforma. Questo è mortale e questo viene intuito da necessità ed intento.
è come noi nel nostro corpo ci sono milioni di cellule che muoiono e milioni di cellule che nascono, ma la coscienza continua sempre ad alimentarsi, scelta dopo scelta, mutamento dopo mutamento, e la nostra coscienza è il frutto della triade, necessità, intento e volontà. Ricordiamocelo sempre questo. E passiamo al frammento numero 26, che per oggi è l'ultimo. Vedendo te, monade triadica, il cosmo ti venerò. Il più piccolo elemento della triadicità consapevole è venerato dal cosmo in quanto parte fondamentale della costruzione della consapevolezza del cosmo stesso, dove il termine venerare va inteso in modo letterale, farsi venere. Il farsi venere del cosmo nei confronti della più piccola entità triadica che attraverso le sue trasformazioni partecipa alla formazione della coscienza universale. L'universo stesso è nulla se quell'unità non concorre alla sua formazione. L'universo si fa venere nei confronti della più piccola unità triadica che attraverso le sue trasformazioni concorre a formare la coscienza e la consapevolezza dell'universo stesso. La volontà della più piccola unità triadica, la monade, è parte della più grande volontà che attraverso un processo di trasformazione e interazione diventa la volontà dell'intero universo. L'universo concorre a sorreggere la più piccola coscienza di sé, che tenta di espandersi. Il gioco dell'equilibrio è il gioco dell'universo, il suo farsi venere, ma è il gioco dell'esistenza e della formazione della coscienza universale. L'universo si fa venere nei confronti della monade triadica, esattamente come la monade, nel momento stesso in cui esercita la propria volontà per espandersi, si fa venere nei confronti dell'universo. Ogni entità triadica che fonda il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti è parte fondamentale della futura coscienza universale e vedremo come questa si chiamerà Dio. Questo è un Dio. Noi siamo circondati da dei, siamo immersi negli dei, ma siamo immersi negli dei perché noi stessi abbiamo un cammino di divinità, perché noi stessi stiamo tentando di diventare la coscienza universale. Beh Francesco, basta così, per oggi risparmio il resto, va bene? No, se vuoi completare il tuo programma sui il dovrebbe... programma, il programma è abbastanza lungo in effetti, però potremmo passare un'ultima, un'altra, ne mettiamo un'altra, un altro sì. Frammento, vabbè dai, mettiamo. Frammento numero 27. In tutto il cosmo rifulge una triade che una monade domina. E diventa anche il discorso della reciprocità dialettica, dove nel cosmo, quando una triade tenta di dilatarsi e di costruirsi, domina la monade di cui è espressione. La monade deve rispondere alle forze della vita che l'hanno generata. E proprio per rispondere alle forze della vita di cui è espressione, ella rifulge della consapevolezza che sarà dell'intero universo. La monade è l'attimo in cui l'energia vitale da inconscia diventa consapevole e alla necessità di cui è emanazione aggiunge la propria volontà per rispondere alle spinte dei suoi bisogni, bisogni che sono espressione di intento dentro di lei. Tutte le coscienze di sé del cosmo sono formate da una triade e possono essere coscienze di sé che tentano di diventare eterne proprio perché rispondono al sistema triadico. Cosa domina la monade? La monade domina se stessa. La monade somma la propria volontà a necessità di cui è espressione. La monade domina il movimento di necessità attraverso la propria volontà, imponendone la direzione in cui praticare il proprio sviluppo. Il meccanismo di sviluppo triadico della monade, che noi chiamiamo coscienza di sé come relazione fra sé e la sua oggettività, è dominio della volontà della monade stessa, che si impone allo sviluppo caotico di necessità per rispondere nel modo migliore di intento che attraverso i suoi bisogni spinge per svilupparsi. Questo meccanismo è quanto sfugge, è quanto rifulge agli occhi del veggente. La monade, o la coscienza di sé, è tanto più grandiosa quanto maggiormente fa splendere la propria soggettività in relazione all'oggettività che la circonda, sia che questa oggettività sia formata da energia vitale inconscia, sia che sia formata da altre coscienze di sé che, determinando se stesse, entrano in relazione. Per le leggi della formazione del potere di essere, la coscienza di sé maggiore alimenta la coscienza di sé minore, con cui entra in relazione, perché questo alimenta lo sviluppo della propria coscienza di sé, ciò che maggiormente rifulge e ciò che tutto sorregge per alimentare il proprio sviluppo. E noi andremo sempre a parlare di questa unità triadica, perché questa unità triadica, come noi la stiamo definendo, è proprio
lo spartiacque fra il paganesimo moderno e l'ultimo paganesimo antico. Non è però lo spartiacque fra il paganesimo più antico, fra le relazioni che gli esseri umani avevano col mondo circostante, ma è lo spartiacque proprio col neoplatonismo e l'ultimo paganesimo dotto. Ricordate, l'ultimo paganesimo dotto in realtà è una sconfitta del paganesimo vero e proprio, è una sconfitta nella relazione fra l'essere umano e gli dèi. Gli dèi diventano pure idee. È vero che quando Platone parlava del mondo degli dèi, delle idee, parlava degli dèi, ne parleremo stasera, ma in realtà diventano soltanto i pensieri della ragione, come se gli dèi sparissero come sostanza, sparissero come consapevolezza, sparissero come entità presenti in tutto il mondo. Per cui noi quando parliamo di necessità, intento e volontà, andremo sempre in questi oracoli caldaici a sottolineare questo, perché questo è ciò che riporta gli dèi fra noi, perché questo trasforma noi stessi in dèi, costruisce noi stessi nel mondo. Boh, io qui ho finito, dopo la sfida con Procolo andrà avanti oggi come stasera. Francesco, se vuoi... Diamo via le telefonate, sì. Tanto ricordiamo il numero telefonico che era 049 700 700 e chi vi vuole intervenire in diretta... 049 700 838. È il numero alternativo. Allora, molto spesso noi abbiamo parlato del pericolo che esiste col discorso del monoteismo. Noi abbiamo sempre detto che il monoteismo rappresenta l'intolleranza. E molti ci vengono a raccontare che noi parliamo di cose del passato, di cose che sono lontane, di cose che sono successe secoli fa. Non è vero, perché il monoteismo si può presentare con una certa tranquillità in questi momenti, perché ci sono stati moltissimi che hanno impegnato la loro vita, la loro esistenza a combattere la follia del monoteismo. Ma... parla Mario. Dimmi. Niente, volevo intervenire anch'io, no? Sì. Sento che parlate... appunto di religioni, insomma, o qualcosa di non che non si capisce bene di cosa si parla. Beh, parlando, filosofando, volevo dire la mia, no? Cioè riguardo appunto a Dio come lo intendo, come lo posso intendere. Cioè, secondo me, quando si parla di Dio, bisognerebbe intendere Dio non a livello terreno, ma pensando a livello terreno, ma Dio inteso come a livello universale. Quando parliamo di universale, già il fatto di parlare di universale, secondo me, personalmente resto un attimo bloccato, no, parlando di universo. Comunque, inteso Dio come universo, io posso pensare allora, nel mio filosofare, perché di questo si tratta, che la Terra non sia altro che una cellula di questo universo, di questo universo che noi possiamo anche fantasticando definire il corpo di Dio in una certa misura, in una certa parte. Ora, stiamo a distinguere il corpo di Dio, stiamo filosofando, perciò potremmo essere anche ognuno, prego? Potremmo anche essere a questo punto le feci di Dio. Potremmo essere qualsiasi cosa. È un modo di filosofare, cioè la filosofia è un'opinione che basata non è matematica, è un filosofare, no? Come filosofate voi, potrei filosofare anch'io, posso sì, filosofare ma anch'io. Dio è un'opinione di un'opinione. Ah boh, Dio è a livello di un'opinione. Terra, la Terra secondo me non è altro che una cellula. Io dico la mia opinione, poi voi dite, ma tenete capisci un caso, voi vedete che tutti non va bene, e va bene. Allora mi dico, la Terra è una cellula di Dio, di questo Dio. Una cellula. Le cellule in questo corpo che può essere Dio, come nel corpo umano, possono venire attaccate. Vengono attaccate da che cosa? Dai virus. Allora, ci sono i virus e ci sono gli anticorpi in un corpo umano, in una cellula. Perciò, con questa definizione noi non possiamo dire che Dio è cattivo, anzi, io dico Dio è buono, perché in questo modo di filosofare, in questa filosofia che comprende l'universo, perché se noi ci basiamo su Dio come terra, come terreno, casca il palco, ma credo che voi abbiate una visione molto ampia e molto grande di quello che è, ecco, comprendiamo l'universo, almeno sento da come parlate. Perciò io dico che noi come persone, come terra, non come persone, come terra, noi siamo dei virus. Siamo
Praticamente piano, tutto, certa... piano, tutto, ecco, tutti può definire un virus, io non accetto questa definizione di essere un virus, perciò. Io sto facendo una, vabbè, allora cioè, dice, io come virus io come virus sono, faccio parte di questa cellula di Dio, no, perciò facendo parte di questa cellula di Dio, il corpo umano sappiamo che è attaccato da cellule, se voi mi seguite col discorso, il corpo umano inteso come a questo punto come Dio dell'universo viene attaccato al corpo umano da dei virus e ha gli anticorpi allora nella cellula attualmente che sarebbe attualmente la Terra ci sono dei virus e ci sono degli anticorpi. Gli anticorpi, però quello che è anche il corpo umano costantemente, diciamo così, è attaccato dai virus, però ha le difese immunitarie, ha gli anticorpi che gli permettono tante volte, e sarà molto difficile che a livello di planetario, di cosmo, di universo, questo Dio che io, Dio inteso come universo, Dio inteso come qualcosa di indefinibile, possa, diciamo in qualche maniera, essere attaccato. Mi sembra che voi facciate un discorso, giustamente, però lo fate abbastanza terreno come discorso, e non riesco a seguirvi quando parlate di Dio, perché se parliamo di Dio a livello terreno, non riesco a capire, cioè un Dio inteso a livello terreno per me, cioè non è più un Dio, insomma. Devo dire questo. Va bene. Saluto, ciao. Ciao, ciao. Allora, tutto il discorso che puoi fare, Mario, puoi fare partendo dal punto di vista del Babbo Natale. Sì. Se tutto l'universo è Babbo Natale, tutto l'universo, cioè, non ha nessun senso tutto questo, no? Allora, io non so da quante trasmissioni tu segui quello che noi facciamo. Allora, questa qua, per la vostra informazione, credo la 130, 131, 132esima trasmissione, per cui abbiamo parlato un sacco dei nostri concetti di divino, di Dio, cioè, e andremo sempre a parlarne, parlare di un Dio universale, di queste robe qua, queste robe talmente irrelevanti, ma veramente irrelevanti. Ma privi di ogni senso. Sì, sono anche privi di qualsiasi logica. Ma anche masochista, quando lui si definisce un virus di Dio... Cioè proprio... A un certo punto il pensiero non è astratto dalla vita, il pensiero è vita, il pensiero rischia anche è una questione di vita o di morte, per cui tenete presente, quando pensate, non è il pensiero tanto per pensare, è un pensiero che deve cambiare la vita, che deve essere una cosa reale, che deve mettere dentro la nostra energia. Per cui fare tutte queste fantasticherie, sai sui libri di fantascienza quante fantasticherie ne sono state fatte? Sì, ma... Nelle favole, si può fare tutto quello che si può credere. Quante fantasie, quante menzogne racconta la Bibbia? I cristiani vanno a dire che esiste un Dio creatore che in 7 giorni ha fatto il mondo, più o meno, vabbè, dopo cambia. Però sono tutte assurdità, sono tutte cose che non hanno nessun senso dal quale partire per costruire la vita. L'importante è costruire la vita, per cui le fantasticherie non hanno nessun ragione di essere. Che poi tu dici, ma io non riesco a seguirvi, se è vero, mi capisco che quando io leggo gli oracoli caldaici, uno che mi ascolta da due trasmissioni, da una trasmissione, fa molta fatica, fa meno fatica magari quello che mi ha ascoltato l'ultima trasmissione serale, che ho parlato che i cristiani sono solo dei vigliacchi, beh, in quella trasmissione era molto chiaro, almeno, perché? Perché era più un linguaggio più normale, più quotidiano, diciamo così, mentre l'oracolo caldaici è più complicato. Però sono esclusivamente delle fantasticherie. Necessità e intento sono delle cose reali. Io capisco che i cristiani ti hanno abituato a non vederle come cose reali, ma ti assicuro che sono cose reali. Devi dire, Francesco... Sì, no, infatti io trovo che... una parola stessa di questo ascoltatore definisce il fallimento del suo concetto. Io non riesco a concepire un Dio che sia solo terreno. Cioè, c'è una sua mancanza della possibilità di concepire una variabile, una possibilità, un'ipotesi. E noi che siamo pagani possiamo concepire qualsiasi forma di divinità, sappiamo che possiamo concepire nuove forme di divinità, sappiamo che sempre nuove se ne presenteranno, che sempre nuove ne incontreremo, che sempre molta divinità incontreremo sulla nostra strada. Noi sappiamo che le divinità non sono le emanazioni di un Dio, ma ogni cosa è una divinità. La Terra è una divinità e non fa parte di un'altra divinità.
ogni cosa è divina e non ha bisogno di essere generata, ad uscire o che un Dio la manifesti. Di conseguenza, già qua si denota la differenza sostanziale tra un monoteismo e un politeismo. Il monoteismo dice: io non riesco a concepire un Dio che sia solo terreno. E questo qua è una mancanza, è un'incapacità. Noi diciamo, noi dobbiamo concepire che tutto quanto è divino e che ogni cosa è divina in se stessa e porta in se stessa ed è autosufficiente e ha bisogno di interagire con le altre. Qui è proprio un nocciolo che permette di pensare, di dividere le cose. Il fatto stesso che poi dica noi siamo il virus di Dio, cioè da dare una valenza negativa perché noi intendiamo un virus che ci attacca, ma il virus è sempre una parte vivente che farà il suo compito. Sì, ma lui fa il suo scopo, lui fa la sua vita, lui si realizza. Noi possiamo anche realizzare contro di lui, distruggendo lui, ma è una nostra necessità, è un nostro bisogno, è la nostra occorrenza di fare così. Di conseguenza, già l'attribuirsi una funzione negativa implica un giudizio sulle cose, cosa che noi non vogliamo dare. Noi possiamo dire che qualcosa è male relativo a noi, ma non è male in assoluto come pretendono i cristiani. E il fatto stesso di concepire che l'universo è il corpo di Dio e noi ne siamo i virus significa chiaramente già dare una valutazione di merito, di sostanza e di significato alle cose, perché a questo punto se noi concepiamo che noi siamo i virus che attacchiamo Dio, possiamo benissimo dirci vabbè, cominciamo a sterminarli, cominciamo a ucciderli, cominciamo a metterli sui roghi, cominciamo a fare l'inquisizione perché tiriamo in via un po' di virus a Dio. Cioè, questi sono concetti che possono sembrare delle cavolate, ma alla fine arrivano a questa sostanza. Alla fine sono questa sostanza. E di conseguenza già qua si denota qual è il fine del monoteismo, dire esiste un unico Dio, esiste un Dio assoluto, e tutto fa riferimento a questo. E tutto è parte di Dio perché Dio l'ha creato. Qui è il terrore e l'opera criminale del monoteismo. E anche perché rende incapace le persone di avere un valore di se stessi. Nel momento in cui l'ascoltatore dico io mi sento offeso se mi dici che sono un virus di Dio, dice fa io sono un virus di Dio. Cosa significa essere anche masochisti, andare verso l'autodistruzione, ma perdere anche il proprio significato e la propria dimensione, il proprio valore. E questo è grave, perché appunto i cristiani, gli ebrei, i musulmani sono sempre sottomessi e sono una nullità verso Dio. E se mancano di qualcosa, Dio ha il dovere di punirli e loro devono essere felici di essere puniti come peccatori. Questo è il monoteismo. Noi in questo non ci crediamo, noi in questo non ci siamo, noi in questo non partecipiamo. Noi diciamo che queste sono cose pericolose, sono cose nocive che vanno nella spazzatura della vita. Logicamente loro sono pericolosi, perché proprio il monoteismo si manifesta in piccole cose, ma anche in grandi cose. Cioè, qui abbiamo una scrittura che dice questo. Da altre parti il discorso può diventare più integralista, può diventare più pericoloso, può diventare più raffinato, ma questo ascoltatore è collegato a un elemento di pensiero ben definito. Prima della trasmissione parlavo con Claudio e Franco di un autore cattolico che loro non conoscono, per fortuna. Bene, mi credo in mano una rivistaccia e questo autore che è Rino Camilleri, si chiama Il Cattolico, Rino Camilleri è appartiene alla cultura cattolica, un esponente attuale della cultura cattolica, ha fatto un articoletto sulla sua biografia che dice l'inferno c'è e come. Bene, allora sentiamo cosa dice questo pensatore del 1999, anno volgare, della presunta apparizione di Cristo. Aprile 99, dice su una rivista, io qui ho speso 8.000 lire per sta rivistaccia e ne sono valse da pena. Ora, alla gente si dovrebbe far sapere che moltissimi santi hanno cambiato vita terrorizzati da una visione dell'inferno. Cioè, questo scrive. Ma poi arriva ancora più avanti, dice fa. Modesta proposta, tanto verrà cassata. Ai responsabili della TV satellitare vescovile, riprendete gli ultimi istanti dei laiconi e mandateli in diretta. L'audience sarà garantita e i confessionali traboccheranno. Queste sono quello che pensano le teste pensanti del cattolicesimo. Cioè, il discorso di creare nuovo terrore, di creare nuova paura, e questo significa chiaramente a voler arrivare a qualcosa, perché da questo ragionamento, fatto nell'aprile 99, cosa si potrà fare nell'aprile del 2000, se non accenna qualche bel rogo ancora un'altra volta? Creare l'inquisizione.
Cos'è che diceva, scusa, quell'articolo, che si sono convertiti dalle visioni dell'inferno? Ora, alla gente si dovrebbe far sapere che moltissimi santi hanno cambiato vita terrorizzati da una visione dell'inferno. Cioè, questa è una frase che viene utilizzata adesso. Cioè, io ho qui la rivista, se volete spendere 8.000 lire andate in edicola, sono ben spesi, perché la rivista non vale granché, però cioè, questa è la testimonianza di un cattolico e nessuno la direbbe. Questo qua arriva al punto di dire, fa, noi che abbiamo terrorizzato la gente con la paura dell'inferno, dell'altro mondo, del giudizio finale, noi che siamo stati capaci di rendere impossibile alla gente di concepire una funzione per la vita e per la morte, nel momento in cui non avranno costruito niente e avranno il loro fallimento, saranno terrorizzati. Riprendeteli per terrorizzare ancora gli altri. È come dire, il buon pastore, io sgozzo una pecora, e se voi non obbedite ne sgozzo un'altra. E la prossima pecora che posso sgozzare potreste essere voi. Cioè, il ragionamento è ben chiaro. E uno lo reputa un grande intellettuale. Vabbè, un grande intellettuale cattolico. Cioè, questo è proprio è una forma di monoteismo. Ecco, niente, volevo dire, no, solo chiedervi, perché voi, prima ho detto virus, no? Però vedo che voi battete il chiodo sul virus, ma potete considerarvi anche degli anticorpi, No, tutto, beh, era l'immagine in sé che ha colpito. È l'immagine, ho capito, però voglio dire, vedo che voi dite, marcate sul fatto dei virus, però ci sono anche gli anticorpi, come mai voi avete un discorso di... Però quando una persona focalizza un'immagine, significa che ha un meccanismo mentale da cui ricava quell'immagine o gli esempi che ricava. E questi sono importanti anche per capire l'impostazione fondamentale della persona. Certo. Cioè, tu avresti potuto benissimo dire gli esseri umani sono degli dèi. E avresti dato una visione del tuo discorso. Piano, quando io dico che gli esseri umani e che la Terra può essere una cellula di Dio e noi viviamo nella Terra, posso anche dire che noi siamo una parte di Dio in questo discorso qua. Sì, ma è questo che mi offende. Esatto. Cioè, capisci? Cioè, ciò che noi... È una mia opinione, comunque, non è che possa... le file offese per me sono ben diverse. No, questo, cioè, se io faccio un discorso pagano e riconosco il mondo fatto da dei che marciano come me per diventare eterni, se tu mi vuoi trasformare una parte di un tutto o sottomettere a qualcuno, tu mi chiedi sottomissione, questo è il massimo offesa che può fare una persona. Capisci? Io so benissimo qual è il tuo pensiero, ma devi capire che noi facciamo da 130 settimane le trasmissioni. Ma per carità, almeno voi mi insegnate da nessuno, era un mio modo di pensare e di vedere le cose. Certo, ma ho capito questo, l'abbiamo capito. Ti saluto, ciao. Ciao. Infatti abbiamo capito che era il tuo modo di vedere le cose, infatti l'abbiamo ascoltato con attenzione, non è che ci siamo, però volevo farti capire che a un certo modo di vedere le cose si contrappone un altro modo di vedere le cose che magari è talmente in contrapposizione che serve mettere tutta una serie di puntini apprezzati o non apprezzati. Insomma. Sì, ma siccome le parole non sono neutre, hanno un significato, e il fatto che io mi definisca in una certa maniera o in un'altra maniera, indice della concezione che ho di me stesso. Invece... Mi attacco un attimino alla visione dell'inferno, vuoi dire qualcos'altro? No, no, cioè, perché io volevo dirti questo, io ho avuto gli auguri di buon compleanno dagli dèi. Allora, però bisogna spiegare chiaramente come è avvenuta la cosa. Allora, io ti ho già parlato una volta che esiste un mondo che io ho chiamato col termine Agartha, che ho trovato da qualche parte, che è un mondo della percezione e che è molto vicino a quello che noi facciamo tutti i giorni, cioè non è un mondo molto distante, no? E sai benissimo che io pratico sognare, cioè vado alla ricerca del sogno. Bene, cosa è successo in quel messaggio particolare? Perché siccome il messaggio è anche per Francesco e anche per i radioascoltatori, allora è giusto che alla fine lo sappia come è successo. Allora, io mi sono trovato in mondo oscuro, che è il mondo più vicino, diciamo così, la situazione più vicina. Ho trovato le mani, sono diventato cosciente che stavo sognando, però le mani non erano dello stesso colore delle mie mani, che significa che ero in percezione assoluta alterata. Cioè, in quel mondo della percezione dove può esserci telepatia, dove può esserci... Cioè, tutta una serie di cose che sono molto slegate alla vita fisica. Le mani erano luminose, è cominciato a apparirmi un uccello, credo un'anatra, una cosa del genere, e ho volato verso l'uccello, no? Dopodiché però non sono più riuscito a volare e sono cominciate ad apparire una serie di immagini luminose, erano animali, erano facce di esseri umani, erano tutta una serie di immagini, che non ricordo quali sono perché non sono importanti, perché è la ragione che le scrive, non è la sensazione, però è questo apparire nel buio di queste luminosità. E alla fine di tutto è apparsa un'altra forma luminosa che era il messaggio. Come fa la ragione a descrivere un messaggio ricevuto dagli dèi?
la ragione deve descriverlo con un'immagine, deve creare un'immagine visiva. L'immagine visiva era quella dell'araba fenice. E il messaggio è chiaro, cioè, è il paganesimo che sta risorgendo, che è quello che stiamo facendo noi. Questo è il regalo che ho avuto la mattina del 18 maggio con un computer di anni dagli dei. Cioè, il messaggio. Dopodiché il sogno è cambiato, è diventato un sogno normale e poi è finito, insomma, come tutti i sogni. Insomma. Però questo io non avevo potere abbastanza per sdoppiarmi, non avevo forza per sdoppiarmi, però questa è l'immagine che ho ricevuto. Per cui l'immagine finale è dell'araba fenice che sorge dalle ceneri. Questo è quello che stiamo facendo. È una bella immagine. Quella dell'araba fenice proprio è veramente, dal punto di vista simbolico, è veramente qualcosa di bello, proprio perché indica cioè, proprio... Vede Cararo? No, non c'è Cararo, deve telefonare al 700. Sì, proprio il discorso dell'araba fenice è sempre proprio un discorso fondamentale, cioè proprio perché rappresenta la possibilità anche del riformarsi, del rimanifestarsi e del ricoagularsi le cose, cioè nel senso che qualsiasi cosa ha sempre in sé la possibilità, se vuole, di utilizzarla, di riformarsi, di ripresentarsi, di avere una possibilità. Io non sono inviato di Dio, messaggero di Dio, cioè sia chiaro questo, non ho nessuna pretesa di questo, so benissimo qual è la relazione fra me e il sensibile. Però insomma è una buona cosa, ecco, una cosa che fa piacere, no? Sì, ma infatti questo, cioè, il fatto stesso del concetto dell'araba fenice, stavo dicendo che è un concetto propositivo perché implica che le cose hanno sempre in sé la possibilità di trasformarsi, cioè nel senso che non è una volontà esterna che le modifica o che le impone, ma che in loro hanno la possibilità e hanno le vie e possono intervenire, possono modificarsi, possono ripresentarsi e hanno sempre delle possibilità continue, cioè sta sempre in loro però questa volontà, cioè non è un qualcosa di esterno, un Dio creatore che li permette di... che gli permette di fare le cose. Se, noi sappiamo sempre che tutto quanto risiede all'interno delle energie, all'interno di se stessi, all'interno di ogni divinità. E questo qua è chiaro, cioè nel senso non devi mai aspettare che siano gli altri a risolvere una cosa, ma devi essere sempre te che affronti le cose in maniera tale da poterla realizzare in maniera diversa. Ma è proprio quando vai a affrontare le cose per quello che senti, per quello che è il tuo intento, che il divino si affianca, perché il divino si nutre dalle azioni, cioè sono le azioni che nutrono il divino. Esatto. E se tu fai delle azioni che possono avere dei risultati sia per te che per il mondo che ti circonda, il divino ti affianca sempre, perché è nel suo interesse affiancarti, non è che ti affianca perché tu sei protetto, ma perché è nel suo interesse. Sì, ma d'altronde è il fatto stesso che è chiaro, già dalla mitologia si offre questa possibilità. Ciao Francesca. Risolvere del male oscuro di Sodoma e Gomorra può essere anche risolvere delle ceneri dell'araba fenice? Allora ho capito, tu dai un'interpretazione negativa, vabbè, bon. Ciao Francesco. Beh, da turno uno risorge o uno si rimanifesta dove vuole, è una sua scelta, logicamente diciamo uno potrebbe anche sorgere a Sodoma e Gomorra perché gli fa un culo così a Dio, cioè nel senso come interpretazione non è male, cioè nel senso che giustamente dove Dio ha distrutto noi gli impediremo di distruggere, gli faremo un culo così, insomma, cioè. Esatto. No, e dico, tornando sul discorso più serio del sentire e del comune sentire, noi in tutta la mitologia abbiamo sempre una cosa che è molto bella, cioè nel senso abbiamo sempre un paragone tra la dimensione dell'uomo e la dimensione degli dèi. Perché questo, cioè nel senso l'uomo ha un corpo, gli dèi hanno un corpo, gli uomini hanno fame, gli dèi hanno fame,